Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme, come di consueto, agli appuntamenti in calendario per i prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi che domenica 1 ottobre ritorna a Treviso la tradizionale manifestazione Autunno in Borgo. Borgo Cavour e Via Canova ospiteranno la consueta mostra mercato dell'artigianato e del florovivaismo. Troverete anche prodotti a chilometro zero e specialità regionali. Lungo Viale Dalviano e Via Caccianiga ci sarà poi la Fiera Motori con tutte le novità delle concessionarie trevigiane. Autunno in Borgo, a Borgo Cavour, a Treviso, domenica 1 ottobre per tutto il giorno tra i profumi e i colori dell'autunno. Non mancate! E dal 1 ottobre al Museo Civico di Montebelluna ritorna la mostra Futuro Agenda 2030, rinnovata nei contenuti e nell'allestimento. Dopo il successo della prima edizione, gli spazi della mostra sono sempre più dinamici, luoghi in cui sperimentare, dialogare e confrontarsi sui temi dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. Arricchita da una straordinaria collezione di animali africani, la mostra è visitabile dal 1 ottobre fino al 30 giugno 2024 presso il Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna nei pomeriggi e nei giorni di apertura. Nel 1822 vennero decifrati i geroglifici. Per 2000 anni la lingua dell'antico Egitto era rimasta uno dei più grandi misteri non svelati, in cui era rimasta tra l'altro nascosta la storia di una civiltà millenaria. Fu però un archeologo francese a scoprire la chiave esatta per decodificare i geroglifici che gli antichi storici greci e latini inutilmente avevano cercato di interpretare per lunghi anni. Non è vero che abbiamo poco tempo, la verità è che ne perdiamo molto. Seneca. La curiosità del territorio di oggi ci porta a scoprire Brent dell'Art. La natura meravigliosa di un canyon spettacolare in Valbelluna. I Brent dell'Art sono una delle bellezze naturalistiche più interessanti, oltre ad essere una delle poche configurazioni geologiche d'Europa con tali caratteristiche. Per la particolare forma e per la composizione degli strati calcarei, oltre che per i caratteristici colori tra il rosso, il bianco e il grigio verde, sono tra i luoghi più affascinanti dell'area. L'anello dei Brent dell'Art si svolge lungo le strade sterrate e facili sentieri che conducono alle meravigliose gole rocciose sottostanti il piccolo abitato di Sant'Antonio di Tortal, in provincia di Belluno, un percorso dall'indiscusso valore paesaggistico e geologico. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci alla prossima puntata.